Disperazione e suicidio di Giuda. Fuggito subito dopo la cattura di Gesù, Giuda è in preda a un contrasto di pensieri. Ogni sospiro di vento, ogni fruscio, ogni gemito di fontanella lo fanno sussultare e volgersi con sospetto e terrore, come se si sentisse raggiunto da un giustiziere. Sbarra gli occhi, fa un salto indietro, gira la testa, gira gli occhi. Come chi vuole vedere e ha paura di vedere. Nel suo andare pazzo va così verso l'interno della città, ma un clamore di popolo l'avverte che è presso la casa di Caifa. E allora, portandosi le mani al capo e curvandosi come se quei gridi fossero altrettante pietre che lo lapidino, fugge, fugge. E nel fuggire prende una stradetta che lo porta dritto verso la casa dove fu consumata la cena. Il piangere dell'acqua della fontanella vicina, che goccia e cade nel piccolo bacino di pietra, e un fischio debole di vento gli devono sembrare il pianto del tradito e il lamento del suppliziato. Si tappa le orecchie per non udire e scappa a occhi chiusi per non vedere quella porta, da cui poche ore prima è passato col maestro e dalla quale egli è uscito per andare a prendere gli armati per catturarlo. Nel correre così alla cieca, va a urtare contro un cane randagio, un grosso cane grigio e irsuto, che con un ringhio si scansa, pronto a slanciarsi contro chi lo disturba. Giuda apre gli occhi e incontra le due pupille fosforescenti che lo fissano e vede il biancore delle zanne scoperte. Dà un urlo di terrore. Il cane, che forse lo crede un urlo di minaccia, si avventa. E i due rotolano nella polvere, Giuda sotto, paralizzato dalla paura, il cane sopra. Quando la bestia lascia la preda, giudicata forse indegna di una lotta, Giuda sanguina per due o tre morsi e il suo mantello presenta vasti strappi. Un morso lo ha proprio addentato la guancia, nel preciso posto dove gli ha baciato Gesù. La guancia sanguina e sangue brutta. La veste giallognola di Giuda al collo. Gli fa come un collare di sangue, imbibendo di sé il cordone rosso che stringe al collo la veste, facendolo più rosso ancora. Portandosi la mano alla guancia e guardando il cane che si allontana, Giuda mormora: Belzebù. E con un nuovo urlo fugge inseguito dal cane. Fugge sino al ponticello vicino al Getsemani. Qui, sia perché stanco di inseguirlo, sia perché fosse idrofobo e l'acqua lo allontani, il cane lascia la preda e torna indietro ringhiando. Giuda, che si era gettato nel torrente per prendere pietre da scagliare all'animale, quando lo vede allontanare si guarda intorno, si vede con l'acqua sino a metà polpaccio. Senza curarsi della veste, che si bagna sempre più, si curva sull'acqua e beve come fosse preso da arsione di febbre. Si lava la guancia che sanguina e deve dolere. Al primo svegliarsi di alba risale il greto, ma dall'altra parte, come avesse ancora paura del cane e non osasse tornare in città. Fa qualche metro e si trova all'ingresso dell'orto degli ulivi. No, no! Grida riconoscendo il posto, ma poi, non so per quale forza irresistibile, avanza in quel luogo. Cerca il posto dove è avvenuta la cattura, la terra del sentiero scompigliata da molte pedate, l'erba calpestata in un dato punto e del sangue per terra, forse quello dell'orecchio di Malco tagliato, lo avvisano che lì egli ha indicato ai carnefici l'innocente. Guarda, guarda, e poi ha un urlo roco e fa un balzo indietro. Quel sangue, quel sangue! Nella luce che aumenta il suo volto è etereo e spettrale, pare un pazzo, ha gli occhi sbarrati e lucidi come per delirio, i capelli scompigliati dalla corsa e dal terrore irti sul capo, la guancia enfiata, la veste strappata, insanguinata, bagnata, motosa perché la polvere si è appiccicata al bagnato ed è diventata fango, lo fa simile a un accattone. E
Il manto, pure lacero e mottoso, gli pende giù da una spalla come uno straccio. Egli continua a gridare: «Quel sangue! Quel sangue!» E arretra, come se quel sangue divenisse un mare che monta e sommerge. Giuda cade riverso e si ferisce al capo, dietro al capo, contro una pietra. «Chi è?» grida. Deve aver pensato che qualcuno l'abbia fatta cadere per colpirlo. Si volge con terrore e con un gemito di dolore. Nessuno, non c'è nessuno. Si alza. Ora il sangue goccia anche sulla nuca. Il cerchio rosso si allarga sulla veste, ma non cade in terra. La veste lo beve. Ora il capestro rosso pare già al collo. Cammina. Ritrova le tracce del focherello acceso da Pietro. Grida: «Via, via!» e con ambe le mani pare respingere un fantasma che lo tormenta. Scappa e va a finire proprio contro il masso dell'agonia. Ormai l'alba è netta e permette di vedere bene. Giuda vede il mantello di Gesù rimasto piegato sul masso. Vuole toccarlo, ha paura. Stende e ritira la mano, vuole, disvuole, ma quel manto lo affascina. Geme: «No, no!» E poi: «Sì, per Satana, sì, voglio toccarlo, non ho paura, non ho paura!» Dice che non ha paura, ma batte i denti dal terrore. E il rumore che fa sul suo capo un ramo d'ulivo mosso dal vento lo fa urlare di nuovo. Eppure si sforza e afferra il mantello e ride, un riso da pazzo, da demonio, un riso isterico, spezzato, lugubre. «Non mi fai paura, Cristo, non più! Avevo tanta paura di te perché ti credevo un Dio e un forte. Ora non mi fai più paura perché non sei Dio. Sei un povero pazzo, un debole. Non ti sei saputo difendere, non mi hai incenerito, come non hai letto nel mio cuore il tradimento. E mie paure, che stolto! Quando parlavi anche ieri sera, io credevo che tu sapessi. Nulla sapevi! Era la mia paura che dava tono di profezia alle tue comuni parole. Sei un nulla. Ti sei lasciato vendere, indicare, prendere come un sorcio nella tana. Il tuo potere, la tua origine. Buffone! Il forte è Satana, più forte di te, ti ha vinto. Il Messia, il profeta, il re di Israele. E mi hai tenuto soggetto per 3 anni, con la paura sempre nel cuore. E dovevo mentire per ingannarti con finezza quando volevo godere la vita. Ma anche avessi rubato e fornicato senza tutta l'astuzia che usavo, tu non mi avresti fatto nulla. Imbelle, pazzo, vigliacco, ho avuto torto a non fare a te quel che faccio ora al tuo manto, per vendicarmi del tempo in cui mi hai tenuto schiavo della paura. Paura di un coniglio! To, to, to! E ad ogni to, Giuda morde e strappa la stoffa del manto di Gesù. Lo spiegazza fra le mani, ma nel farro lo apre e appaiono le macchie di sangue. Le tocca, le fiuta, riconosce il sangue. Spiega tutto il mantello. Ah, sangue, sangue! Il suo. No, no! Giuda lascia cadere il mantello e guarda intorno, anche contro il masso, là dove Gesù si è appoggiato, con la schiena quando l'angelo lo confortava, è scuro di sangue che secca. Là, là, sangue, sangue! Abbassa gli occhi per non vedere. E vedi anche l'erba rossa di sangue. No, no, non voglio vedere, non posso vedere quel sangue. Aiuto! E porta le mani alla gola e annaspa come se stesse affogando in un mare di sangue. Indietro, indietro, lasciami, lasciami, maledetto.
Ma questo sangue è un mare, copre la terra, la terra, la terra! E sulla terra non c'è posto per me, perché io non posso vedere quel sangue che la copre. Sono il Caino dell'innocente. Si butta dal balzo e funge per l'uliveto. Pare un inseguito delle fiere, torna in città, si dirige al tempio. Ma mentre va a quella volta, si trova di fronte alle canaglie che trascinano Gesù da Pilato. Non può ritirarsi perché altra folla lo prima alle spalle. È alto com'è, domina. Per forza. E vede. E incontra lo sguardo di Cristo. I due sguardi si allacciano un momento. Poi Cristo passa, legato, percosso. E Giuda cade riverso, svenuto. La folla lo calpesta senza pietà. Deve preferire essere calpestato da tutto un mondo, anziché incontrare quello sguardo. Quando la canea dei Cide è passata col martiri, la via è vuota, si rialza e corre al tempio. Urta e quasi rovescia una guardia. Uno che gli si aggrappa per impedirgli di entrare nell'aula del Sinedrio viene afferrato per la gola, strozzato e gettato, se non morto, certo moribondo, giù dai tre scalini. Il vostro denaro, maledetti, non lo voglio! Urla, ritto in mezzo all'aula, al posto dove prima era Gesù. Pare un demonio sbucato dall'inferno, insanguinato, spettinato, acceso dal delirio, con la bava alla bocca, le mani ad artiglio, urla, urla, e sembra che abbai, tanto la sua voce è stridula, roca, ululante. Il vostro denaro, maledetti, non lo voglio, mi avete perduto, mi avete fatto commettere il più grande peccato. Come voi sono maledetto, ho tradito sangue innocente. Ricada su voi quel sangue, è la mia morte. Su voi. No! Ah! Giuda vede il pavimento bagnato di sangue. Anche qui è sangue! Dappertutto, dappertutto è il suo sangue! Ma quanto sangue ha l'agnello di Dio per coprire la terra! E io l'ho sparso. Per istigazione vostra, maledetti, 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 maledetti in eterno, maledizione a queste mura, maledizione a questo tempio, maledizione al pontefice Deicida, maledizione ai sacerdoti indegni, ai dottori falsi, ai farisei ipocriti, ai giudei crudeli, agli scribi subdoli. Maledizione a me, maledizione, a me. Tenete il vostro denaro e vi strozzi l'anima nella gola come a me il capestro. E getta la borsa in faccia a Caifa, facendolo sanguinare. Nessuno osa trattenerlo. Esce. Corre per le vie, va a finire da capo contro la casa del Cenacolo. È tutta chiusa come abbandonata. Si ferma, la guarda. Voglio entrare, rivedere quella stanza. La madre, lì c'è la madre. Anch'io ho una madre, ho ucciso un figlio e una madre. Da un picchio alla porta, un altro, un altro. La padrona di casa viene ad aprire e socchiude l'uscio. E vedendo quell'uomo stravolto e irriconoscibile, getta un urlo e sta per rinchiudere, ma Giuda con una spallata lo spalanca e, travolgendo la donna esterrefatta, passa oltre. Corre verso la porticina che mette nel cenacolo, l'apre, entra. Un bel sole entra dalle finestre spalancate, Giuda tira un sospiro di sollievo. Si inoltra. Qui tutto è calmo e silenzioso. Giuda va verso la tavola, guarda se c'è vino nelle anfore. Ce n'è e beve. Poi si lascia cadere seduto e appoggia il capo sulle braccia conserte sulla tavola. Non si accorge che si è seduto proprio al posto di Gesù e che ha di fronte il calice usato per l'Eucaristia. Poi si alza. E vede il calice e riconosce dove è seduto. Si alza come spiritato, ma il calice lo affascina. Un poco di vino rosso è ancora nel fondo e il sole accende quel liquido. Sangue, sangue, sangue anche qui. È il suo sangue, è il suo sangue. Fate questo in memoria di me. Prendete e bevete, questo è il mio sangue.
il sangue del Nuovo Testamento che sarà sparso per voi. Ah, maledetto me! Per me non può più essere sparso. Non chiedo perdono perché lì non mi può perdonare. Il mio peccato non può essere rimesso. Via, via! Non c'è più posto dove il Caino di Dio possa conoscere quiete. A morte, a morte! Esce. Si trova di fronte Maria, ritta sulla porta della stanza dove l'ha lasciato Gesù. Ella, udendo il rumore, si è affacciata, pallida. Ha degli occhi che il dolore fa ancora più simili a quelli del figlio. Giuda incontra quello sguardo che lo guarda con la stessa accorata e cosciente cognizione con cui lo ha guardato Gesù per via. Giuda, dice Maria, Giuda, che sei venuto a fare? Le stesse parole di Gesù. Amice, ad cui te venisti, e dette con amore doloroso. Giuda le ricorda e urla. Giuda, ripete Maria, che hai tu fatto? A tanto amore hai risposto tradendo. La voce di Maria è carezza che trema. Giuda fa per fuggire. Maria lo chiama con una voce che avrebbe dovuto convertire un demonio. Giuda, Giuda, fermati. Fermati, Giuda, ascolta. Io te lo dico in nome suo, pentiti Giuda, e gli perdona. Giuda è fuggito. La voce di Maria, l'aspetto di Maria sono stati il colpo di grazia, o meglio, di disgrazia, perché egli le resiste. Va a precipizio, incontra Giovanni che corre verso la casa a prendere Maria. Gesù sta per andare al Calvario. Giovanni riconosce Giuda per quanto ben poco resti del bel Giuda di prima. Tu qui, gli dice con palese ribrezzo, tu qui. Maledizione a te, uccisore del figlio di Dio. Il maestro è condannato, giubila se puoi, ma sgombra la via. Vado a prendere la madre, che è ella. L'altra tua vittima non ti incontri, rettile. Giuda fugge. Si è avvolto il capo nei brandelli del manto, lasciando solo uno spiraglio per gli occhi. La poca gente che non va verso il pretorio lo scansa come vedesse un pazzo. Vaga per la campagna, il vento porta ogni tanto un eco del clamore che proviene dalla turba che segue imprecando Gesù. Ogni volta che tale eco giunge a Giuda, egli urla come uno sciacallo. Forse è realmente impazzito, oppure è divenuto idrofobo, perché quando vede un liquido, purché sia acqua, latte portato da un bambino in un recipiente, olio che geme da un odre, urla, urla e grida: sangue, sangue, il suo sangue! Vorrebbe bere ai ruscelli, alle fonti, ma non può, perché l'acqua gli pare sangue e lo dice: è sangue. E sangue mi affoga, mi brucia. Ho il fuoco, ho il fuoco. Il suo sangue che ieri mi è diventato fuoco, fuoco in me. Maledizione a me e a te. Sale e scende per i colli che circondano Gerusalemme e l'occhio irresistibilmente gli va al Golgota. E due volte vede da lontano il corteo che sale. Guarda e urla. Eccolo alla cima, anche Giuda in cima a un poggio coperto d'ulivi. Guarda, guarda come allucinato si dibatte. No, no, non mi guardare. Non mi guardare, non lo sopporto. Muori, muori, maledetto. Ti chiude la morte quegli occhi che mi fanno paura, quella bocca che mi maledice, ma anche io ti maledico. Perché non mi hai salvato? Il volto è talmente stralunato che non si può più guardare. Due fili di bava scendono dalla bocca urlante, la guancia morsa è livida e gonfia, i capelli appiccicati, la barba cresciuta sulle guance in quelle ore mette un bavaglio lugubre sulle gote e sul mento. Gli occhi poi, davvero demonio.
Strappa dalla sua cintura il cordone di grossa lana rossa che lo cinge con 3 giri. Ne prova la solidità, avvinghiandolo intorno a un ulivo. Sceglie un ulivo forte, adatto. Ecco, questo proteso oltre la balsa, con la sua chioma spettinata va bene, monta sull'albero. Assicura solidamente un cappio al rame più robusto che sporgia nel vuoto. Ha già fatto il nodo scorsoio. Guarda un'ultima volta al Golgota, poi infila la testa nel nodo scorsoio, si siede sulla balsa e poi di colpo si lascia scivolare nel vuoto. Il nodo lo stringe, si dibatte qualche minuto, strabuzza gli occhi, diventa nero d'asfissia, apre la bocca, le vene del collo si gonfiano e si fanno nero. È morto. Dice Gesù. Orrenda la morte di Giuda, ma non inutile. Troppi credono che Giuda abbia commesso una cosa da poco. Alcuni giungono anzi a dire che egli è un benemerito, perché senza di lui la redenzione non sarebbe venuta e che perciò egli è giustificato al cospetto di Dio. In verità vi dico che se l'inferno non fosse già esistito ed esistito perfetto nei suoi tormenti, sarebbe stato creato per Giuda. E sarebbe stato creato ancora più orrendo ed eterno, perché di tutti i peccatori e i dannati, egli è il più dannato e peccatore. Il rimorso l'avrebbe anche potuto salvare, se egli avesse fatto del rimorso un pentimento. Ma egli non volle pentirsi. E al primo delitto di tradimento, ancora compatibile per la grande misericordia che è la mia amorosa debolezza, ha unito bestemmie, resistenze alle voci della grazia, che ancora gli volevano parlare attraverso i ricordi, i terrori, attraverso il mio sangue e il mio mantello, attraverso il mio sguardo, attraverso le tracce dell'Eucaristia, attraverso le parole di mia madre. Ha resistito a tutto. Ha voluto resistere, come aveva voluto tradire, così come volle maledire, come si volle suicidare. È la volontà quella che conta nelle cose, sia nel bene sia nel male. Quando uno cade senza volontà di cadere, io perdono subito. Vedi Pietro. Ha negato. Perché? Ma non lo sapeva neppure lui. Vile Pietro? No, e mio Pietro non era vile. Contro la coorte e le guardie del tempio aveva osato tagliare l'orecchio a Malco per difendermi e rischiare di essere ucciso. Poi era fuggito, ma senza volere farlo. Aveva poi negato, ma senza volerlo fare. Ha saputo poi ben restare e procedere sulla sanguinosa via della croce, sulla mia via, fino a giungere alla morte di croce. Ha saputo poi molto bene testimoniare di me, fino ad essere ucciso per la sua fede, fede intrepida. Io lo difendo, il mio Pietro, e il suo è stato l'ultimo smarrimento della sua umanità. Ma la volontà spirituale non era presente in quel momento. Ottusa dal peso dell'umanità, dormiva. Quando si destò, non volle restare nel peccato e volle essere perfetta, e io l'ho perdonato subito. Giuda non volle. Tu dici che pareva pazzo e idrofobo. Lo era, ma di rabbia satanica, non per il morso del cane. Il suo terrore nel vedere il cane, bestia rara in Gerusalemme specialmente, venne dal fatto che si attribuiva a Satana quella forma per apparire ai mortali. Nei libri di magia è detto tuttora che una delle forme preferite da Satana per apparire è quella di un cane misterioso o di un gatto o di un capro. Giuda, già preda del terrore nato dal suo delitto, convinto di essere di Satana per il suo delitto, vide Satana in quella bestia randagia. Chi è colpevole
In tutto vede ombre di paura, è la coscienza che le crea. E Satana aizza queste ombre. Potrebbero ancora dare pentimento a un cuore e ne fa larve orrende che portano alla disperazione. E la disperazione porta all'ultimo delitto, il suicidio. A che pro gettare il prezzo del tradimento quando questo spogliamento è frutto di ira e non di volontà di pentimento? Mia madre, ed era la grazia che parlava, la mia tesoriera, che largiva perdono in mio nome, gli disse: pentiti, Giuda, egli perdona. Oh, se lo avrei perdonato. Se si fosse gettato ai piedi della madre, dicendo: pietà, ella, la pietosa, lo avrebbe raccolto come un ferito, e sulle sue ferite sataniche avrebbe sparso il suo pianto che salva. E me lo avrebbe portato ai piedi della croce, tenendolo per mano, perché Satana non lo potesse ghermire. Ma egli non volle. Meditate il potere della volontà, di cui siete arbitri assoluti. Per essa potete avere il cielo o l'inferno. Meditate cosa vuol dire persistere nella colpa. Il crocifisso, colui che sta con le braccia aperte e confitte per dirvi che vi ama, e che vuole, non può colpirvi perché vi ama e preferisce negarsi di potervi abbracciare anziché aver libertà di punirvi. Il crocifisso diviene per gli impenitenti oggetto di un tale orrore che li fa bestemmiare e usare violenza contro se stessi.